Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle mie prime impressioni riguardo a questo fondotinta che è lo skin tone di Kiko. È un fondotinta che è appena uscito da poco tempo. L'ho pagato circa 15 euro. Promette un effetto luminoso. Adesso vi lascio il video dove lo proviamo insieme per la prima volta e vi dico le mie impressioni. Eccomi qui, questo è il mio viso struccato. Ho abbassato la luminosità, così potete vedere meglio tutte le imperfezioni. Allora, vado subito a provare il nuovo fondotinta di Kiko, che è lo Skin Tone Foundation. Questo è il numero N20. Eccolo qui, è in questo bellissimo packaging. Lo provo a mettere da una parte col pennello e dall'altra parte con le dita. Ecco qui, sin da subito, questo è un video prima impressioni, quindi vi dico subito l'effetto che mi sembra che appare. Fin da subito appare molto luminoso. E questo è uno dei motivi per cui l'ho comprato, perché volevo proprio un fondotinta luminoso. Perché io adoro i fondotinta veramente luminosi. E si è quasi asciugato subitissimo. Ho subito l'effetto di una pelle luminosa, però è molto molto leggero, quasi si è asciugato e io quasi non lo sento. Però se lo vado a toccare non sento l'effetto opaco, asciutto come alcuni fondotinta, ma lo sento proprio più cremosino ancora. Questo perché probabilmente è indicato per pelli normali o secche. E anche che non hanno tante imperfezioni, perché come vedete i rossori leggermente li ha coperti con questa prima passata, però in realtà ancora si vedono. Non è che... Proviamo a fare un'altra seconda passata. Provo ad andare direttamente proprio sui rossori. E già effettivamente con una seconda passata proprio concentrata su alcune zone, dove abbiamo un pochino più di rossori, effettivamente la differenza si vede. Nel senso che me li ha coperti molto di più rispetto a prima. Anche qui. Però diciamo che per andare a coprire bisogna aggiungere un bel po' di prodotto, perché ovviamente è un fondotinta leggero. Quindi per coprire aggiungiamo sempre un pochino di prodotto in più, ben concentrato in alcune zone. Però questo può essere anche un pregio, nel senso che se ho una pelle comunque bella, solo con alcune imperfezioni in alcune zone, vado a fare una passata leggera sotto il viso e poi nelle zone dove ho qualche imperfezione in più vado a tamponare un po' il fondotinta, lo concentro un po' di più. E questo è l'effetto da questa parte. Ora proviamo ad applicarlo con le dita in quest'altra parte del viso. Inizio sempre da qui, picchiettando. Con le dita il risultato mi sembra molto più naturale, però anche qui con le dita posso andare a picchiettare le zone dove ho qualche imperfezione, vedete che subito me lo copre. Ed ecco qui. Allora, con le dita l'applicazione mi sembra più naturale, e in realtà è quasi sempre così, nel senso che con le dita l'applicazione è più naturale anche perché c'è bisogno sempre di meno prodotto, secondo me, rispetto al pennello, anche se in genere in profumeria ti dicono che col pennello sprechi meno prodotto. Secondo me è il contrario in realtà, perché col pennello metto più prodotto proprio perché il prodotto viene assorbito all'interno delle setole, quindi ho bisogno di applicare più prodotto sulla pelle e sul pennello per
per avere un risultato più o meno coprente. Con le dita invece il risultato è più naturale e posso andare sempre lì a picchiettare in un modo ancora più localizzato nei punti dove ho più imperfezioni. Adesso vado a uniformare il tutto con una spugnetta, sia la parte destra che sinistra, che secondo me è sempre la scelta migliore. Ed ecco qui il risultato finale. Ora mi trucco e poi vi dico cosa ne penso. Eccomi ragazze, mi sono truccata. Non ho messo volutamente correttore, così potete vedere comunque la copertura del fondotinta e le imperfezioni. Cosa ne penso? Allora, devo dire che il fondotinta mi piace molto, perché l'effetto è molto luminoso ed è quindi quello che cerco in un fondotinta. Dà infatti molta luminosità al viso. La copertura devo dire che è effettivamente modulabile, pensavo fosse più leggero, nel senso che è un fondotinta molto leggero, comunque non si sente sulla pelle, però andando a insistere su alcune zone un pochino più problematiche dà comunque una copertura media. Ovviamente se avete una pelle piena di comunque di rossori, di brufoli, così è meglio optare per un fondotinta diverso. La sensazione comunque è confortevole e devo dire che l'effetto finale mi piace più che altro, soprattutto da utilizzare come fondotinta per tutti i giorni, perché non mi dà fastidio addosso. Quindi per questa prima impressione io lo promuovo, vedremo poi nel corso del tempo come andrà, in modo che poi possa fare un video recensione vero e proprio. E spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace questa tipologia di video, mettete mi piace e scrivetemelo in un commento. E ci vediamo alla prossima, ciao!